Dei ricercatori hanno rilevato delle tracce di cocaina negli squali selvatici al largo delle coste del Brasile. Come sono riusciti a entrare a contatto con questa sostanza e, soprattutto, quali sono le conseguenze? Benvenuto su Mondo Mare, io sono Andrea e oggi parleremo di un animale stupefacente. Sì, hai capito bene, stupefacente non solo perché si parla di un animale strabiliante, ma anche perché si è fatto di cocaina. Ci troviamo in Brasile dove 13 squali dal naso affilato sono stati catturati da alcuni pescherecci al largo della costa di Rio de Janeiro, nel sud-est del Brasile, tra settembre 2021 e agosto 2023. 13 squali, in particolare 3 maschi e 10 femmine, sono risultati positivi alla cocaina. Ma come ci è arrivata la cocaina nel loro corpo? Ci sono due ipotesi. La prima afferma che gli squali abbiano mangiato la cocaina all'interno dei pacchetti alla deriva in mare. Succede infatti che i trafficanti gettino i pacchi di cocaina in mare per agevolare la fuga dalle autorità. Oppure, sbarazzandosi del carico, risultano puliti da un punto di vista giudiziario se dovessero essere perquisiti. La seconda ipotesi, ed è anche quella più accreditata, è che la cocaina sia stata scaricata attraverso le acque reflue dei fiumi e nei canali urbani. Infatti, i ricercatori brasiliani hanno scelto questo squalo non soltanto per le piccole dimensioni che raggiungono i 77 cm, ma anche perché vive in una zona significativamente contaminata dalle acque reflue urbane. Quindi, per intenderci, questo squalo è una perfetta sentinella ambientale. Cosa succede però quando gli animali assumono cocaina? Non ci sono studi precedenti che dimostrano cosa succede quando uno squalo assume cocaina, però ci sono degli studi che dimostrano cosa succede quando altri animali l'assumono. Quello che vedi è l'embrione di zebrafish e l'assunzione di cocaina ha provocato un aumento della frammentazione del DNA e una riduzione della vitalità delle cellule. E questi sono solo alcuni degli effetti. Porca puttana. Sono stati presi in considerazione anche altri animali, come il gambero rosso, dove c'è stata una vera e propria modifica nel comportamento. Questi animali infatti hanno cominciato a mangiare di meno e hanno dimostrato un aumento dell'audacia. Cosa è stato trovato negli squali? Negli squali è stata trovata sia cocaina sia alcuni suoi metaboliti, ovvero dei prodotti delle reazioni della cocaina all'interno del nostro corpo. Queste sostanze sono state trovate sia nei muscoli sia nel fegato, ma ciò che preoccupa maggiormente sono le concentrazioni che sono risultate 100 volte superiori ad altri animali, o meglio, ad altre specie marine. E quali sono le conseguenze? C'è da considerare un aspetto molto importante, ovvero che i cambiamenti in un animale non riguardano solo quella specie, ma riguardano tutti, compresi noi. Facciamo un esempio. Ipotizziamo che l'assunzione di cocaina da parte dello squalo aumenta il suo senso di fame. Ecco, questa modifica in realtà riguarda anche noi, perché sia noi sia lo squalo ci nutriamo delle stesse specie marine. Perciò è inevitabile che i mercati ittici in quelle zone risentirebbero parecchio di questa modifica. Ripeto, questa è un'ipotesi. Diciamo però che questo studio è stato particolarmente importante perché ci dimostra come i livelli di inquinamento siano davvero esagerati, oltre ogni limite. Voglio concludere però dicendo una cosa: la vita di ogni animale, anche se marino, influisce sulla nostra vita. Sai che molta gente mangia carne di squalo senza saperlo? E se c'è della cocaina all'interno dello squalo, sai dove va a finire?